Benvenuti amici, io sono Salpimpos, oggi siamo alla Domenica Horror, nuovo gioco, ovvero Unlucky Postman, gioco sviluppato dagli stessi sviluppatori di Horrorfeed, ragazzi. Quindi non vedo l'ora di provarlo, graficamente sembra fighissimo. Quindi qua effettivamente anche lo stile grafico rispecchia molto Horrorfeed. Allora, gioco nuovissimo, uscito da pochissimo, infatti le quest saranno aggiunte nelle prossime versioni del gioco. Le skills ce l'abbiamo, però dobbiamo pagare 200, io ne ho 190, guarda caso. Va bene, lo store potremmo fare acquisti vari ed eventuali, setting, possiamo cambiare il nome, la lingua, tra l'altro l'italiano non c'è, meglio così. Possiamo connetterci a Google Play, quindi per salvare i salvataggi e basta così. Va bene, andiamo, va. Allora, quanto capì, special offer, per un dollaro avremo tutto ciò. Vabbè, per adesso voglio capire il gioco. Gift, guardando video avremo tutto ciò, va bene così. Allora, a quanto ho capito siamo un postino, ragazzi. Allora, qua possiamo selezionare la difficoltà Ghost, Easy, Normal e Hard, che comunque sono bloccate. Partiamo di Easy. Quindi gameplay semplificato, va bene così. Dr. Crow, ragazzi, avremo a che fare con il Dr. Crow, che dovrebbe essere il tizio a cui dovevamo consegnare la posta. Infatti, è esattamente quello che stavo per dire. No, c'è pure la storia, c'è pure un filmato iniziale. Già solo questo vale 5 stelle per me sto gioco. Non suonare, non suonare. E t'ha avvisato pure il corvo. Ah, proprio così, diretto sparato. Proprio catturato. Stai qui? Per fare che? No, vabbè, ma è graficamente veramente fighissimo. Sembra un stilello Neighbor. Allora, stay here. Ok, per aprire forse. Praticamente quel tizio lì ci ha rinchiuso nella sua casa. Quindi come farei ad uscire da sto postaccio? Quindi sarà una specie di granny. Dovremmo trovare tutti gli oggetti. Moneta. Mi piace sta cosa. Quindi non è detto che riusciamo a... Sento passi. Non è detto che riusciamo a completare il gioco alla prima run, perché tecnicamente potremmo spendere le monete per fare i potenziamenti. Quindi più ci potenziamo è più facile diventare il gioco, presumo. Anzi, non presumo, è proprio così. Door locked. No, ma è fighissimo, mi piace un casino. Ragazzi, lasciate like se volete altri episodi di questo gioco, perché già a me piace. Cioè, guardate che effetti di luci che ci sono. Altro che RTX, guardate qua. Allora, si può salire. C'è il... Che ho suonato? Ho suonato qualcosa di brutto. Ma no, non sono qui, no. Ah, ok, lui è abbastanza lento in facile, meglio così. Ma che dovrei fare? Questa è aperta, giusto? Ok, in facile effettivamente è abbastanza facile, quindi riusciamo a scappare facilmente da lui. C'è anche il cortile, comunque è chiuso. Aspetta che quello sta venendo qua. Ma fatemi esplorare però, non mi fate inseguire subito. Io me ne andrei, questa la chiudo. Io me ne andrei di sopra. Comunque lui è cioè è salito. Ok, sbloccato a livello di difficoltà hard. Lui è entrato da qui, quindi da qui si può... Garage. Ma ogni volta che passo c'è una campanella che lo avvisa. Mi sa di sì. Comunque il garage. Ovviamente non so minimamente quello che devo fare. Sbloccato. Sbloccato a livello normal. Negli armadietti posso nascondermi? Sì. Perfetto. Sentiamo quel cuoricino. Sembra quello di Horrorfield il cuoricino. Proprio l'hanno preso da lì, l'effetto audio, e l'hanno messo qua. Si sta avvicinando, ecco. Cioè, quando siamo nascosti riusciamo a sentire quando si avvicina grazie al battito. Ed eccolo qua, il moscerino. È arrivato. È entrato, forse dall'altra porta però. Già però questa cosa non mi piace, perché se state per troppo tempo nascosti vi parte l'ad, vi parte la pubblicità. Quindi 4 stelle e mezzo, non so più 5. Vabbè, io esco, là, non è che posso stare qua tutta la vita, mi subisco tutti gli ad. Allora, qua niente. Me ne va. Ciao, ho aperto proprio la porta sbagliata nel momento sbagliato. Però lui è lentissimo, dai. Ciao, ma sei brutto, va. Guarda quanto sei brutto, è lentissimo lui, meno male.
Allora, anche io dico non è che sono tanto più veloce di lui, però un po' più veloce di lui lo sono. Allora, vediamo, io dovrei trovare qualche oggetto. Non ho minima idea di che cosa devo cercare. Non ho proprio la minima idea di che cosa cercare e dove utilizzarlo. Allora, c'è tantissime porte, però... Ok, qua siamo sopra il garage, perfetto. C'è qualcosa qua di utile? Posso buttarmi sopra il camioncino? Ma posso saltare? Sì, no. Posso solo abbassarmi. Old beam, posso farlo cadere? Ok. Ok, qui... Ah, quindi possiamo vedere i suggerimenti, però sempre guardando video. Dobbiamo far cadere sta cosa, non lo so. Old beam, dobbiamo farla cadere. Oh, ah, ok, per attraversare, per andare all'altra parte. Quindi dobbiamo tagliare qua. Mentre da questa parte c'è una ciotolina. Dobbiamo tagliare quest'asse. Questo l'ho capito. Per oltrepassare, passare all'altra parte. Una collana. Ma la posso fregare? No. Una cosa l'abbiamo scoperta. Quindi dobbiamo tagliare quell'asse. La piantina. Cos'è? Peperoncino? Possiamo continuare a salire, tra l'altro. Quindi direi di farlo. Comunque non è la campanella che suona, ma è l'int che mi avvisa che eventualmente potrei richiedere aiuto guardando video. Ma meglio così. Allora, qua cos'è? Un telescopio. Non me ne frega niente il telescopio. Lockhead, grandissimo. Già per me io ho esplorato tutta la casa. Ovviamente non è così. Una chiave per terra. Chiave small key. Mi sa che mi ha fregato. Addirittura il codice. Si sblocca a livello normale. Vabbè, la small key dov'è che la utilizzo? Posso salire ancora? Vediamo. Vediamo, aiuto, aiuto, aiuto. Magari va messa qua. È locked. E le altre porte locked dov'è che erano? Ok? Io qua praticamente mi perdo. Già mi sono perso. Radio, niente. Locked. C'erano porte locked. Quella con il codice. Qua abbiamo porte locked. Locked sì, ma non l'apre. Una borsetta. No. Possiamo trasportare tre oggetti. Un bagno. Non è il bagno. Qua è la porta d'uscita. Welcome. È la porta d'uscita. Ok. È fatto bene sto fatto che cliccando praticamente apre e chiude automaticamente i cassetti. Perché in tutti i giochi li dobbiamo aprire uno per uno ed è una rottura di scatole. Qua ci abbiamo visto. Qua locked. Aperta. Ma è il cortile. Locked. È tutto locked. Che apro con sta chiave? Che ce l'avete messa inutilmente? Aspetta che qua c'è il salotto. Non mi guardare tu. Non mi guardare. Ciao. Ma guardati la TV. Accendo la TV. Potevo accendere la TV. Potevo aprire anche i cassetti poi. Me ne vado da qua. Dov'è che va utilizzata sta cacchio di chiave? Apro il garage. Il garage si apre, penso di sì. Hide. No, non mi hide perché tanto quello mi insegue. Cioè mi scoccia a guardarmi la pubblicità. Aspetta, forse questa. Lock. Niente, lui è lentissimo. Quindi non dobbiamo preoccuparci più di tanto della sua presenza. Almeno così possiamo esplorarci meglio il gioco. E ovviamente adesso mi vado a chiudere io qua, giusto? Lock, è tutto locked qua. Locked, locked, tutto locked. Che apro? Che apro con sta chiavetta? Aspetta che qua ci sono altre porte. Qua non ho visto. Open, alleluia. Perfetto, chiuditi, chiudi. Frigorifero, tanti post-it. Fridge. Che abbiamo al frigorifero? Apri e chiudi. Al frigorifero non c'è niente qua. Niente, non ci nasconde niente. Qua, freezer. Che abbiamo? Un teschio. Nulla di particolare. Vabbè, i piatti non li lava. Mamma mia, quanto fa schifo sta cucina. Ma lavali i piatti, anziché catturare la gente che ti porta la posta. La prossima volta te la porto di nuovo la bolletta, lo senti? La prossima volta te la faccio scadere. Ma qua è... Aspetta, qua è un... Qua sono entrato. Di qua. Aspetta, è che c'è un condotto. Di qua, aspetta che non so se lui entra. Da qua posso, sì, condotto di ventilazione. Passiamoci subito. Non vedo niente. Non vedo un fico secco da qua. Ok. Attenzione perché può essere ovunque. Qua mi sento sui polnan. Ho fatto il giro della mia stanza.
Ma tutto qui! E capisco che è una buona scorciatoia, però dico qualcos'altro vado. Monete, queste ce le stavo lasciando. Qualcos'altro deve esserci, no? Cassetti, moneta. Come si tu taccagni con le monete? Una singola moneta. Altri cassetti qua. Dobbiamo aprire cassetti come se non ci fosse un domani, mi sa. Allora, apri la porta. Lì ci sono altri cassetti. Dobbiamo aprirli. Cabinet door. Niente. Cassetti, cassetti. Cabinet door, TV. Niente, accendiamo solo la TV. Ma lo attraggo, no? Accendendo la TV. Ho capito, però che cosa ho fatto io? Semplicemente ho aperto la scorciatoia. Qua è il bagno, non c'ero venuto qua in bagno. La carta, mi frego la carta igienica. Qualcosa voglio fregarmi. Niente. Ma questa è aperta, ma ce l'ho venuto già qua? Mi sa di sì. Mi sa che mi ha chiuso invece. Non mi chiude, tizio. Allora, tu hai niente da dirmi, perché niente, mi sembra inquietante. Libreria. Ho fatto rumore. Locked. Ho fatto rumore. Via, scappiamo, scappiamo. Dov'è? Ma non sto trovando nessun oggetto, praticamente. Suoniamo il pianoforte. Niente, non si suona il pianoforte. Io ho aperto questa, giusto. Ma non c'è nient'altro. Questi si aprono. Questi si aprono. Ok, apriamo le cose che si aprono. Monete. 100 monete che ce le lasciamo. Non ce le lasciamo. Monete. Sempre monete. E basta. Gli oggetti mi servono. Qua non c'è altro. Qua non c'è altro. Friggio lo richiudiamo. Il post-it non ce ne frega niente. La calamita non ce ne frega niente. Il freezer non ce ne frega niente. Non ce ne frega niente di niente. Evitiamo di nasconderci. No, andiamo all'altra parte. Via, chiudi. Chiudi. Aspetta un attimo, lui ci passa dai condotti come i Volnan. Vediamo un po'. Ci passi? Ci passa o sei troppo cicciottato? Ma ha perso proprio di vista. Vattene via, va. Con quel bastone che hai. Vai via, chiudi la porta. Grazie che entrano gli spiffer e mi raffreddo. Ti sei un po' intestato. Ciao. Non mi vede. Mi vede. Mi vede. Però non passa che è troppo cicciottello. Meglio così, me ne vado, me ne vado. Ma qua le cose da fare saranno tantissime. Ancora non ho fatto niente. Scrivania, vabbè, questa l'ho aperta. Ancora non ho fatto niente. Ho trovato solo una chiave che non mi ha condotto da nessuna parte. Libro, no. Hide, no. Ciao, me ne vado, me ne vado. Me ne vado, me ne vado, me ne vado. Da qua, ah, qua posso scendere. Questa non si apre però. Che fregatura. Questa si apre? Non si apre niente. Non si apre niente. Non si apre niente. La finisci il giron solare dove che sono io, per favore. E dai, su. Ah, qua c'è qualcosa. Premo? Non ci arrivo, sono troppo corto. Mi serve un banchetto. Questi? Questi si aprono. Però li ho aperti già questi. Niente, niente. Questa è chiusa, sì. Dov'è che vado? Dove vado? Dove? Me ne salgo, me ne salgo. Però non c'è niente, né sopra, né sotto. Non c'è niente ovunque. Mi sono perso sicuro qualcosa. Allora, stanza qua. È chiusa. Questa è pure chiusa. Questi sono tutti bloccati. A livello normale si sbloccano. E quindi niente. Andiamo di qua. Questa è chiusa. Tutto chiuso. Tutto perennemente chiuso. Poco fa mi sono buttato da qua. E quindi. Ah, forse questa non l'ho aperta perché mi sono buttato di là. Ho fatto il giro. Ho fatto il giro praticamente. Perché mi serve la cosa da buttare giù. Niente, dobbiamo buttare giù quest'asse. Che c'è? Dov'è? No, non c'è nessuno qua. Non c'è nessuno. Vattene via. Allora, esploriamo un po' meglio il garage, perché effettivamente magari mi è sfuggito qualcosa in garage. Allora, qua c'è niente? No. Qua non c'è niente. Qua non c'è niente. Door bloccata. Sopra il furgoncino. Salgo sopra il furgoncino. Non c'è niente. Dentro? Dentro il furgoncino niente. Niente di niente. Ciao. Allora ragazzi, io non so che pesci pigliare, quindi vediamo un po' il finale di sto gioco.
Casomai lo continuiamo in un prossimo video. Voi fatemi sapere nei commenti se volete altri episodi. Guarda qui che morto orribile che faccio. Non credo di avere altri giorni, giusto? No, possiamo continuare spendendo un cuore. Altrimenti possiamo rifare tutto da capo, giusto? No, vabbè, sono pronto per essere seppellito. Ha fatto tutto lui. Ha fatto tutto lui. Allora, qualche monetina comunque l'abbiamo presa. Sì, quindi collezione 60 esperienze e 320 monete. Ok, eventualmente potremo spendere monete per potenziarci. In che modo? Quindi 200. Prendiamolo, prendiamone uno, così a caso. Iron Will. Ne abbiamo uno. Possiamo nasconderci senza fare rumore, sostanzialmente, per il 6%. Collezioniamo. Ne abbiamo uno di 15. Gran bella cosa. Va bene. Gioco fighissimo. Quindi lasciate like se volete una serie su questo gioco. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Attivate la campanella. E per oggi è tutto. Al prossimo video. Oggi siamo al sabato horror con Siren Head Scary Forest Story. Nuovissimo gioco ispirato a Siren Head. Guardatelo lì, sempre magrolino come non mai. L'altra volta, tanto tempo fa.